Io personalmente non è che faccio differenza tra due o tre candidature, faccio differenza per quanto riguarda il rispetto delle nostre richieste. E io penso che Milano avesse il diritto di chiedere per due motivi. Siamo partiti prima di tutti, perché obiettivamente noi era 15 mesi che stavamo discutendo col CIO e col CONI e quindi ritenevamo di avere il diritto di essere considerati la prima città nel brand per noi importante. La seconda cosa, io penso che sia un valore per il nostro paese avere Milano, perché Milano in questo momento, giriamola come vogliamo, ma è la città italiana con la più grande reputazione a livello internazionale. Dunque, i prossimi passi quali saranno? Oggi ce n'è uno, nel senso che l'assessore allo sport di Milano e quello di Cortina sono a Losanna in questo momento. L'accelerazione di ieri, diciamo, della quasi la notte, la mattina presto, deriva dal fatto che sapevamo che c'era un impegno con il CIO ad essere a Losanna oggi per confermare la candidatura, che vuol dire che vanno dicendo noi ci siamo, rassicurando anche sul tema dei fondi, perché se i fondi il governo oggi non li garantisce, la garanzia al momento possono darle la regione. Poi ci sono 7 anni di tempo, ricordo che il PIL di Lombardia e Veneto è più alto del PIL della Svezia. Per cui io non mi faccio la testa su questo. Qui c'è un'imprenditoria e qui siamo a casa di imprenditori che di fronte a un progetto serio potrà aiutare. Quindi ripeto, pragmaticamente 7 anni di tempo i soldi si troveranno.